Grazie per la tua prestazione, grazie per essere qui con noi. E poi abbiamo una piccolina Peugeot. Thank you.
Thank you.
sono imbiancate. Allora, una descrizione veloce, Beppe, di questo track. Allora, non siamo più a Torino, adesso siamo in una pista della Dakar, quindi circa 900 cavalli di camion per 9000 kg di peso, tutto diverso rispetto ad un'automobile. Il solito nostro grande campione che scende da un'auto e sale su un camion. Questa è la forza e la grande magia di Miki Biasion. Sicuramente non deve essere facile portare questo mestiere. Sabbia, di questi posti dove si riusciva a passare proprio in condizioni estreme. Però devo dire una cosa, a parte la Parigi Dakar, io penso che è una cosa che abbia appassionato veramente tanti amanti del camion, sono le guide di avventure di Overland, e tu di Overland puoi veramente dirci quasi tutto. Beh sì, adesso non vorrei andare fuori tema, però noi a Liveco facciamo anche questo, siamo talmente fantasiosi e avventurosi che siamo gli artefici sotto il profilo dei veicoli della leggenda ormai di Overland. Però vorrei tornare un attimino a questo camion, e voi immaginate un attimino, socchiudete gli occhi, immaginate una pista nel deserto di Atacama in Cile, piuttosto che una prova molto impegnativa in Argentina, o quest'anno andremo nel deserto di Uyuni in Bolivia, quindi la Dakar è veramente una cosa straordinaria, e pensate quanta strada si può fare con un camion di questo genere per poter essere ogni sera all'arrivo. E non è solo una gara la Dakar, la Dakar è una grandissima avventura. Soprattutto la confidenza che lui ha con questa vettura, perché questa è proprio una delle...